Un saluto a tutti gli amici di jitschina.it. Oggi vedremo l'unboxing di uno smartphone molto atteso, con il quale Zopo cerca di riscattarsi e recuperare il terreno perduto nei confronti delle altre aziende produttrici di smartphone Android cinesi. Mi riferisco allo Zopo 3X, una versione basic dell'attuale top di gamma di Zopo, ovvero lo Zopo ZP999, che è dotata del chipset MediaTek MT6595M e che è stata realizzata in partnership con Mini A, ma che è comunque assolutamente compatibile con le nostre reti. Ringraziamo innanzitutto zopomobile.it per l'invio di questo sample e ricordiamo che zopomobile.it è rivenditore ufficiale per l'Italia dei prodotti Zopo. Per questo sample, per tutti gli acquisti, per tutti gli acquirenti di questo Zopo 3X, Zopo Mobile invierà in omaggio un pacchetto regali davvero molto interessanti. Innanzitutto una power bank da 10.000 mAh, eccola qua, una power bank quindi molto molto generosa nell'autonomia, che vi darà la possibilità di collegare due dispositivi alla volta. In secondo luogo uno speaker Bluetooth waterproof che potrete utilizzare anche sotto la doccia, è dotato anche di una ventosa che sarà possibile attaccare direttamente al muro, e infine un accessorio che è molto di moda nelle ultime settimane, ovvero una pellicola di vetro temperato che quindi proteggerà il vostro display da eventuali rotture. Perfetto, andiamo adesso, passiamo più all'unboxing più che alla presentazione di questi prodotti. Come avrete notato, Zopo ha adottato un packaging diverso da quello classico, ovvero da quel celestino blu che abbiamo trovato sui precedenti dispositivi dell'azienda che abbiamo testato. Un packaging che è più in stile Xiaomi e che chiaramente si basa su un cartone molto semplice, quella che sembra una carta riciclata, sulla quale, su questo cartoncino, su questo box, è installata una fascia rimovibile di colore più scuro che fa un contrasto davvero molto bello dal punto di vista estetico, sul quale è riportato il nome dell'azienda. La rimozione di questa fascia ci permette di andare a visualizzare un'apertura a cassettino. Aprendo il box troviamo immediatamente il dispositivo che andiamo a rimuovere e che vedremo fra un po'. Sotto questo vassoio troviamo innanzitutto un manuale utente, che purtroppo è esclusivamente in cinese, in quanto l'abbiamo detto questo dispositivo è riservato principalmente al mercato cinese, ma fortunatamente non ci sono problemi di compatibilità e quindi abbiamo la possibilità di averlo. E sotto il vassoio, sotto l'ulteriore vassoio, un cavo USB, micro USB, auricolari che sembrano di media fattura e infine un caricatore che è già in formato europeo e che quindi rappresenta anche una novità per Zopo, soprattutto nella forma. Perfetto, eliminiamo tutto e andiamo a vedere il dispositivo. Il design di questo Zopo 3X si basa su quanto visto sul precedente top di gamma dell'azienda, ovvero sullo Zopo ZP998. Le dimensioni sono di 151,6 x 76,3 x 9,2 mm di spessore, per un peso totale, batteria da 2700 mAh compresa e rimovibile, di 169 grammi, quindi il peso sembra essere molto ben bilanciato su tutta la superficie del dispositivo, lo stesso si tiene davvero molto bene in mano. Con il nuovo Zopo ZP999 e di conseguenza anche con questo Zopo 3X, l'azienda ha ufficialmente lanciato la sfida a Meizu e non lo ha nascosto, soprattutto anche nella campagna pubblicitaria, ma per questo vediamo un veloce confronto dimensionale, innanzitutto col Meizu MX4 Pro. I due dispositivi sono molto simili nelle dimensioni. L'MX4 Pro sembra essere leggermente più largo, ma proprio un filino pochissimo, mentre come altezza siamo più o meno lì. Anche nello spessore c'è una piccolissima differenza, in quanto lo Zopo è leggermente più largo, ma davvero stiamo parlando di differenze infinitesimali. Come vedete, i due dispositivi sono molto simili nelle dimensioni. Inutile paragonare questo dispositivo con il Meizu MX4, in quanto chiaramente, essendoci una differenza nella dimensione del display, c'è anche una differenza nelle dimensioni generali. Ma continuiamo a parlare della struttura di questo Zopo 3X. Sul lato sinistro troviamo il tasto power di accensione, spegnimento e standby che vado a sollecitare per accendere il dispositivo, e un tasto di scatto per la fotocamera, quindi come il precedente ZP998. Sull'altro lato troviamo il bilanciere del volume, in basso lo slot micro USB
USB 2.0, MTP, PTP, OTG e il microfono principale, e in alto infine il jack da 3,5 mm per gli auricolari e il secondo microfono per la riduzione del fruscio. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera da 14 megapixel con apertura f2.0, flash LED, e entrambi circondati da una cornice metallica che, oltre a donare chiaramente un bellissimo aspetto, un'eleganza a questo dispositivo, a questa parte del dispositivo, va a proteggere anche tutto il comparto. Infine il logo Zopo incastonato nella back cover, che presenta una trama bucherellata, spero si possa essere visibile dalla videocamera, quindi una trama bucherellata che è molto gradevole sia al tatto che alla vista, e in basso infine una scritta che ricorda che il telefono è dotato di supporto alla connettività 4G LTE. In basso infine la grata, l'ampia grata per lo speaker di sistema. Sotto la cover, che è rimovibile, si rimuove semplicemente andando ad agire, scusate, è un bel po' rigida questa back cover. Su questa parte qui troviamo ovviamente i due slot per le SIM, uno isolato da questa parte e l'altro incluso in un singolo slot, dove è possibile inserire anche la micro SD fino a 64 GB. Lo ricordiamo, quindi lo Zopo 3X è dotato di supporto dual SIM, un aspetto da sottolineare perché a tanti interessa. E andiamo a reinserire la cover. Ovviamente abbiamo la batteria da 2700 mAh, come abbiamo detto, che è rimovibile. Inseriamo la cover e vi dico immediatamente che la stessa mi sembra aderire perfettamente al dispositivo, il quale appare privo di imperfezioni costruttive e scricchioli soprattutto, e in particolare è molto rigido, e questa ampia cornice perimetrale, che sembra essere metallica, dico sembra perché ho sempre dei dubbi a volte, perché a volte delle plastiche sono realizzate davvero in maniera eccellente. Vabbè, comunque ci informeremo e ve ne renderò conto nella recensione completa. Infine andiamo a parlare nella parte frontale, andiamo ad alzare la luminosità in modo, ecco qui. Nella parte frontale troviamo ovviamente la fotocamera da 5 megapixel, dovrebbero esserci anche i sensori di luminosità e prossimità, ma non li vedo praticamente, ma ci saranno sicuramente. La capsula auricolare, in basso i tre tasti touch retroilluminati, che sono ben retroilluminati, e al centro ovviamente l'ampio display da 5,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel. Quindi un display con un'ottima risoluzione, che ormai sta diventando per lo standard per tantissimi dispositivi, è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 2. La qualità del display in generale sembra molto buona, così come la sensibilità del touchscreen. Del resto stiamo parlando comunque di un dispositivo dotato di un processore di ultima generazione, e un processore davvero che se andrà a confermare quelle che sono state le ottime impressioni sul Meizu MX4, davvero potrà darci delle belle soddisfazioni anche su questo Zopo 3X. Display che è circondato da cornici abbastanza sottili, non da record sicuramente, ma comunque delle non eccessivamente spesse, e in generale ciò che mi stupisce particolarmente riguardo queste prime impressioni è il touch and feel con il dispositivo. È ottima l'impugnatura e soprattutto facilitata da questa stondatura della back cover posteriore, lo vedete principalmente da qui, e soprattutto resa sicura grazie al grip offerto dalla trama bucherellata di cui parlavo in precedenza. Ma parliamo un po' delle specifiche velocemente prima di chiudere. Lo Zopo 3X, come anticipato in premessa, monta il processore Octa-Core MT6595M, ovvero la frequenza la versione con frequenza con D-Clock a 2.0 GHz. Il potente processore è affiancato da una GPU IMG Rouge G6002 a 450 MHz, 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, che andiamo a vedere come sono partizionati. Ecco, tutti disponibili in un'unica partizione, quindi non avrete problemi di sorta nell'installazione delle applicazioni. Come avrete avuto modo di notare, scusatemi se ho cliccato qualcosa in più, questo Zopo 3X monta una ROM che comunque è un po' diversa dal solito, lo è principalmente nel pacchetto icone, che come vedete è assolutamente diverso da quello che, a cui siamo abituati a vedere, ma basata comunque su Android 4.4.2 KitKat. Quindi ancora KitKat, siamo in attesa per tutte le aziende dell'aggiornamento a
all'Hollipop, ma probabilmente lo stesso si farà attendere un po'. Questa ROM include tra le cose più particolari le gesture sensing, gli smart awake, quindi la possibilità di riattivare il dispositivo direttamente da schermo spento, come abbiamo visto anche sull'MX4, e soprattutto l'Octoconut, che sarebbe, che non è altro che l'NFC di MediaTek. Quindi avremo la possibilità di provare per la prima volta questa funzionalità su un dispositivo. Completano le specifiche del dispositivo il Wi-Fi ABGN, l'hotspot Wi-Fi ovviamente, il Bluetooth 4.0, GPS con AGPS che promette di risolvere i noti recenti problemi di Zoppo in tal senso. Per ora è tutto, vi lascio ricordandovi che potrete utilizzare il box dei commenti qui in basso per dubbi, curiosità sul dispositivo o anche per segnalarci degli aspetti che vorreste vedere approfonditi maggiormente nella recensione. In chiusura ringrazio nuovamente zoppomobile.it per l'invio di questo sample dello Zoppo 3X, ovvero il fratello minore con ROM da 16 GB del top gamma Zoppo ZP999. Sullo store potrete usufruire di uno sconto esclusivo grazie al codice sconto che troverete nell'articolo dell'unboxing. Vi ringrazio nuovamente e vi rimando la recensione completa dello Zoppo 3X. Grazie.